Quella che alle mie spalle è la splendida Loggia Rucellai, una disegnata da Leon Battista Alberti ed è veramente straordinaria. Mentre alla mia destra c'è il Palazzo Rucellai. Il Palazzo Rucellai fu disegnato sempre dallo stesso Leon Battista Alberti e realizzato però da Bernardo Rossellino e terminato nel 1451, mentre la loggia è del 1468. La famiglia Rucellai era una famiglia di estrazione popolare molto semplice, tuttavia nel Medioevo e specialmente nel periodo della Repubblica, attraverso la mercatura, cioè in pratica il fatto di essere mercanti, raggiunse uno status sociale piuttosto importante. Anche se in realtà la fortuna inizia in un momento ben preciso per i Rucellai e con una scoperta che ha dello straordinario. E vediamo di che cosa racconta questa leggenda della fortuna dei Rucellai. Bene, siamo nel 1280 e un certo Francesco, detto Ferro, come soprannome, andava costantemente in Oriente, cioè non era un mercante che stava fermo, era un mercante che si spostava tantissimo, cosa che non molti fiorentini facevano, perché la maggioranza dei mercanti trattavano appunto qui direttamente i loro prodotti. Lui invece si spostava. Bene, la leggenda vuole che un giorno, mentre era a cavallo in un paese lontano, improvvisamente ebbe bisogno di fare pipì. E perciò scese da cavallo e si mise a orinare sul ciglio della strada. L'orina colpì un lichene, roccella, un tipo di lichene appunto che era lì in quella zona, e sta di fatto che questo lichene gemette in pratica un colore porpora bluastro straordinario. Questo getto di orina che colpì la piantina la trasformò in un colore viola, cioè sì, è vero, era un blu violetto con dei rossastri, ma insomma un colore viola straordinario, meraviglioso. Ovviamente Ferro, che era un astutissimo mercante, capì che c'era la possibilità di fare un colorante meraviglioso con una spesa irrisoria, perché il lichene non costava niente e l'orina ovviamente ancora meno. E di qui nacque la fortuna dei Rucellai. Ferro immediatamente cominciò a produrre questo viola straordinario in grande quantità, tenendo nascostissima, ovviamente segreta, la formula di questo colore, che ben presto divenne famoso in tutta l'Europa. E ebbe un nome questo colore, venne chiamato oricellario, da cui poi il nome Rucellai, oricellai, rucellai. Ecco l'origine anche del nome della famiglia. E divenne ricchissimo perché questo colore gli permise ovviamente grandissimi guadagni. La famiglia iniziò anche nel 1302 poi un'ascesa politica irrefrenabile che l'avrebbe portata ad avere priori, gonfalonieri di giustizia, ambasciatori, camarlinghi, insomma di tutto veramente e di più. Dalla scoperta di Ferro di questo colorante così straordinario iniziò appunto, come ho detto, una fortuna incredibile, tanto che le fortune e l'economia della famiglia dei Rucellai diventò sempre più florida, sempre più importante, andò sempre più a gonfie vele, tanto da inserire nello stemma della famiglia appunto un navicello con le vele gonfie, proprio a indicare che il vento della fortuna soffiava costantemente e aveva soffiato e avrebbe continuato a soffiare sulla famiglia Rucellai.